questo è il buongiorno di Mattino 6 per oggi, sabato 19 dicembre. Come sempre iniziamo ricordando il santo del giorno, oggi si ricorda Sant'Anastasio I Papa. Allora ci vediamo subito la sua storia. Il Liber Pontificalis lo dice romano di origine. Edificò a Roma la Basilica Crescenziana, individuata oggi in San Sisto Vecchio. Combatté con energia il donatismo nelle province settentrionali dell'Africa, ratificando le decisioni del Concilio di Toledo nel 400. Questo pontefice è conosciuto specialmente per la controversia origenista. Nel 399 gli amici di San Gerolamo si adoperarono per ottenere da lui una formale condanna dell'origenismo, sollecitato anche da lettere da ambasciatori di Teofilo, vescovo di Alessandria, per la partecipazione dell'Occidente a questa lotta. Condannò le proposizioni presentategli. Fu in ottimi rapporti con Paolino, poi vescovo di Nola, della copiosa corrispondenza che Anastasio dal Laterano indirizzò personalità di vari paesi, sono rimaste poche lettere. Dopo un pontificato breve e molto attivo, Anastasio morì il 19 dicembre del 401. L'etimologia del suo nome deriva dal greco e significa risorto. E allora, dopo aver ricordato il santo del giorno, leggiamo i titoli di apertura dei quotidiani. Iniziamo dalle pagine del Centro. Tasse e rimborsi per 400 famiglie. Pescara, il comune, restituisce i soldi pagati in più per ICI, IMU e rifiuti. A centropagina il calcio Serie B, oggi il Pescara di scena a Lanciano, Oddo. Quale derby? Mica giochiamo con il Chieti. E poi nelle cronache, penne in lutto, trovato senza vita uno studente di 19 anni. Allarme inquinamento in città, Pescara smog, niente auto domenica 27 dicembre. Di taglio basso il nuovo piano sanitario, così verranno scelti gli ospedali da convertire. L'industria Pilkington vede la ripresa e premia gli studenti. Poi la mini guida del Veglione, il cenone di Capodanno, 10 idee originali. Di taglio alto lo scontro Renzi alla Merkel, non dite che date sangue all'Europa. Pista anarchica, attentato contro la polizia, bomba esplode a Brescia. Caso Bozzoli, la svolta, imprenditore scomparso, indagati i due nipoti. Vediamo i titoli di apertura del Messaggero sulle pagine dedicate all'Abruzzo, anche qui lo smog. Targhe alterne a Pescara, il divieto di circolazione alle auto più vecchie di 15 anni, non stempera l'emergenza. PML 0, le centraline registrano sforamenti continui, il comune pensa alla misura drastica da gennaio. Bari rimborsa i bond subordinati, Tercas del 2007, il prestito da 52,4 milioni scade lunedì, la Popolare tranquillizza 350 investitori. L'Aquila si stacca, addio, Confindustria Unica, lo strappo cambierà nome ma rischia di perdere il Fontri. E poi l'avvertenza, esuberi, accordo alla Santa Croce, di spalla le tangenti e favori per gli appalti Ecosfera, tutti a processo. Di taglio alto, Scerrita e Old Tower, Pescara tutto gospel. E poi l'economia, la Sevel nel 2016, previsioni per 20.000 Ducato in più. Il calcio, la Serie B, Lanciano Pescara, ci siamo, ecco il derby della verità. Vediamo anche i titoli di apertura del quotidiano La Città. I ladri portano via anche due pistole. Colpo nella casa di una dottoressa, rubati 10.000 euro in oro e armi da fuoco legalmente detenute. A centropagina, Teramo, rogo distrugge il magazzino e causa un blackout. Le fiamme al Grande Italia. E poi Teramo, città del pedone investito. Incidenti in calo in Abruzzo, da noi invece crescono del 3,3%. Martin Sicuro, la sposa per farla prostituire, finisce a processo. Pineto, tassa turistica, alberghi contro il sindaco. Teramo, piano d'accio, commercio in crescita. Di taglio alto, la coppia rimasta uccisa nell'incidente a Frondarola, oggi l'ultimo addio a Dino e Anna Maria. E poi la rubrica, oggi la vignetta. E allora questi i principali titoli di apertura, prima di sfogliare le pagine dei quotidiani, come sempre il consiglio delle nostre stelle. Vediamo. Ariete, in questa giornata sarete ipersensibili e un po' litigiosi. Evitate di pretendere l'impossibile. Nonostante la dimensione piacevole dello stare in compagnia, rischiate di sollevare un mare di polemiche. Toro,
Farete bene a trascorrere qualche ora fuori dal solito ambiente, dagli impegni di sempre, per addentrarvi in situazioni che vi diano nuovi stimoli. Non scartate a priori una proposta interessante. Serata magica per quanto riguarda l'amore, potreste essere tentati da golose compensazioni. Grazie al trigono lunare, razionalità ed emozioni oggi viaggiano su binari paralleli, dando luogo ad una piacevole sensazione di completezza. Nel privato sarete disposti a voltare definitivamente pagina riguardo ad una vecchia incomprensione. Anche se ritenete di essere nel giusto, evitate di affrontare temi delicati in famiglia, in particolare se riguardano questioni economiche. Soprattutto imparate a mediare, far valere a tutti i costi il proprio punto di vista sarebbe inutile. Porterete avanti gli impegni senza fretta, concentrandovi per cercare le soluzioni migliori. Prendete parte ad un'iniziativa culturale. Se con il partner eviterete di fare la voce grossa, l'amore oggi sarà la vostra tenera consolazione. Vergine, avete un sogno? Pensate che sia realizzabile? Ebbene, finché non proverete a tradurlo in realtà, non lo saprete. È giunto il momento di verificare la fattibilità di ciò che avete in mente. Potreste avere una sorpresa. Se avete una relazione affettiva importante, valorizzate l'intesa col partner. Bilancia. La voglia di ampliare i vostri orizzonti culturali o di dedicarvi a nuovi hobby e interessi è alimentata dalla Luna, che stimola la vostra curiosità intellettuale. Abbandonate i vecchi abiti e la vecchia immagine per crearvi un look tutto nuovo. Siete in una forma fisica non brillante e una situazione difficile nella sfera familiare. Otterrete l'aiuto che vi serve a patto di mettere da parte l'orgoglio e chiedere una mano a chi può risolvere molti problemi. Serata sottotono, rinuncerete agli impegni mondani. Sagittario. Una luna amica vi assicura divertimento, momenti felici e spensierati con le persone vicine e forse qualche incontro interessante sul piano sentimentale. Con la forza che avete potete smuovere le montagne e trascinare gli altri dove volete, ma fatelo subito. Capricorno. Giornata no, il che significa intoppi, problemi e ritardi che ostacoleranno i progetti del fine settimana, ma anche tensioni e litigi in amore. Rilassatevi e cercate di recuperare l'armonia interiore e tutti i pensieri negativi spariranno come per incanto. Acquario. Questo giorno si accompagnerà a situazioni abbastanza movimentate per quanto riguarda la vostra vita professionale. Nel pomeriggio ritagliatevi del tempo per la persona amata, per il riposo e per il relax. Ottima la sfera sentimentale. Pesci, non è il momento di sfidare la sorte, di lanciarvi in affari che non vi convincono del tutto, di fare prove di forza con la persona amata. Rimandate le vostre decisioni a momenti più facili. Il relax e le giuste ore di sonno vi faranno ritrovare il sorriso. Iniziamo a sfogliare le pagine del centro. Il governo, i nodi, banche e Russia, scontro Renzi-Merkel, il premier italiano, non raccontateci che donate sangue all'Unione Europea, divergenze di vedute sul gas e schermaglie con Hill. Lo scambio di battute al vertice europeo di Bruxelles, critiche anche sul fronte dell'immigrazione. E poi divisioni anche sul rinnovo delle sanzioni a Mosca, così Berlino fa il doppio gioco come nel caso Grecia. Conflitto di interessi, non passa la sfiducia per il ministro Boschi. L'aula boccia la mozione del Movimento 5 Stelle votata da sinistra e Lega. No, favoritismi, amo mio padre, se ha sbagliato pagherà. Banca Etruria, si indaga per truffa, il procuratore di Arezzo Rossi si difende, il CSM autorizzò la mia consulenza.
Emergenza alle frontiere, Unione Europea, 1 milione di rifugiati, mare strage di bimbi, le Nazioni Unite nel mondo, 60 milioni di persone costrette a lasciare le loro case. Danimarca shock, via i beni ai profughi, l'Italia pronta a guidare missione in Libia. E poi accordo sulla Siria tra i big dell'ONU, Obama, via Assad. Francesco apre la porta della carità, il giubileo nel cuore di Roma tra disabili e senza tetto, evento senza precedenti. Attentato contro la polizia, bomba esplode a Brescia, ordigno rudimentale davanti all'ingresso della scuola che forma gli agenti. La pista anarchica sul web, gli insurrezionalisti promettono un dicembre nero. E poi la blacklist antisemita, i magistrati oscurare Radio Islam. Proseguiamo sulle pagine del centro, il giallo della fonderia, indagati due nipoti del patron scomparso. Brescia, interrogati con gli operai presenti in azienda, ascoltato anche il fratello dell'imprenditore Bozzoli. E poi andiamo avanti, apriamo la pagina regionale, il nuovo piano sanitario per l'Abruzzo. Ecco come verranno scelti gli ospedali da riconvertire. Entro gennaio l'Abruzzo uscirà dal commissariamento con 13 pronto soccorso, poliambulatori di primo intervento e una rete più ampia di cure domiciliari. Si riparte dal territorio, nuovi servizi in funzione della domanda di assistenza. E proprio ieri l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci ha annunciato l'uscita definitiva dal commissariamento per l'Abruzzo. Noi l'abbiamo ascoltato, vediamo. A metà gennaio l'Abruzzo uscirà definitivamente dal commissariamento per la sanità. Lo ha annunciato l'assessore regionale Silvio Paolucci a seguito del tavolo di monitoraggio presso il Ministero che ha dato l'ok all'organizzazione della rete come fissata dal piano. 13 tra pronto soccorso e ospedali manterranno questo rango, classificandosi 7 di primo livello, Avezzano, Lanciano e Vasto, assieme a quelli dei 4 capoluoghi di provincia con funzioni di secondo livello integrate tra loro. 4 ospedali di base a Sulmona, Sant'Omero, Atri e Giulianova e infine 2 di zone disagiate, Penne e Castel di Sangro. La questione è piuttosto delineata anche sul fronte dei 4 punti nascita, nonostante la richiesta di rivalutazione formalmente presentata dal Presidente della Regione Luciano D'Alfonso alla Commissione Percorso Nascita Nazionale. Un ulteriore tentativo per sventare la chiusura dei 4 centri, ma l'assessore Paolucci ha osservato come l'unico punto sul quale è possibile ottenere una deroga sarà quello di Sulmona, sfruttando i punti del decreto per la montagna. Per Penne, Ortona e Atri i pareri dei tecnici, secondo Paolucci, sono molto difficilmente ribaltabili. Mancano dunque solo alcuni passaggi tecnici, tra questi uno dei principali è il trasferimento di 237 milioni di euro dalle casse della regione alle ASL, che sarà possibile non appena verrà approvata la legge di stabilità. Dopodiché la regione sarà fuori dal commissariamento, solo dopo, e quindi in primavera, sarà affrontato il discorso della ASL unica. Accordo Regione Tua, il cicloturismo progetto per 175 stazioni in 77 comuni. Sarà la società regionale dei trasporti a realizzare il sistema integrato di bike sharing. Al via la progettazione, i fondi stanziati sono pari a 4 milioni 800 mila euro. Un sistema integrato di bike sharing regionale con 175 stazioni che coinvolgerà 77 comuni per una popolazione servita pari a 931.000 unità su 1.300.000 residenti abruzzesi e i fondi disponibili sono 4.800.000 euro. Questo è il piano che è stato presentato ieri proprio sulla pista ciclopedonale, una riunione in cui c'erano tutti i vertici della Tua, abbiamo ascoltato il presidente, vediamo. Con la firma questa mattina si avvia il percorso che porterà la Regione Abruzzo a dotarsi di un sistema integrato di mobilità sostenibile, cioè un bike sharing diffuso su tutto il territorio che coinvolgerà Tua, la società unica del trasporto regionale, come stazione appaltante e guida del progetto assieme a 77 comuni. Posso dire come presidente di Tua che la scelta di individuare in Tua la stazione appaltante consentirà di potenziare ancora di più l'operatività di Tua, in qualche modo di rilanciarne anche le capacità progettuali. Stiamo progettando la realizzazione di ben 170 ciclostazioni, una quantità di biciclette sia muscolari sia pedalata assistita straordinariamente importante e un nuovo modo di poter fruire non solo della bellezza della regione ma anche di immaginare delle modalità di spostamento. Quali sono i due punti di forza che rivendichiamo a questa modalità di procedere? La scelta di campo
della mobilità alternativa e poi naturalmente l'intuizione di affidare a TUA, che è il soggetto della mobilità, della vita in esercizio di questa speciale infrastrutturazione. Nel protocollo d'intesa illustrato questa mattina si ufficializza anche la nascita di due gruppi di lavoro costituiti dagli Atenei regionali, Pescara Chieti, Teramo e L'Aquila. Uno per i contratti di fiume, strumento che dovrebbe rendere più celere e coordinato il risanamento delle aste fluviali, l'altro per l'aggiornamento e l'elaborazione del nuovo piano paesaggistico regionale. Ora l'industria. Pilkington vede la ripresa e premia gli studenti. Marco Vecchio, con questi dipendenti faremo sempre di più e meglio, ma ora è la politica che deve darci risposte a partire dalle strade che mancano. E poi la regione, concorso farmacie, c'è la graduatoria. Fabbrica ferma dal 31 al 6 gennaio, Sevel record, Ducato e ferie per 6.000. E poi assunzioni in cambio di appalti, 9 finiscono a giudizio, inchiesta Caligola, tra gli imputati Quarta, Landreola e Cesarone. Si dovranno difendere dalle accuse di corruzione. Scagionato Notarangelo, le indagini della procura distrettuale poggiano su una lunga serie di intercettazioni telefoniche e ambientali. Agricoltura ha liquidato il 93% dei fondi dell'Unione Europea. Manovra, arriva lo stop per la spiaggia di Suburra, stabilità, limiti sugli arenili nei municipi sciolti per mafia. Niente fiducia sul testo dati Istat sull'occupazione, 5 milioni di lavoratori attendono i rinnovi del contratto. Andiamo a Pescara, le imposte non dovute, il comune restituisce i soldi, tasse e rimborsi per 400 pescaresi. Con i 33 milioni dello Stato, l'ente paga i cittadini che hanno versato in più dal 2010 a oggi l'ICI, l'IMU e l'imposta sui rifiuti. E poi per il granchio, decisione entro fine anno, attesa a giorni l'ordinanza sulla rimozione delle vetrate, due quesiti della società su tempi e sanatoria. Tolti i beni all'ex della banda Battestini, blitz di polizia e finanza a Fontanelle. Sequestrati case e mezzi per 500.000 euro di Paolo De Luca in carcere per rapina. E poi chirurgia robotica, questa mattina un convegno con Lelli Chiesa all'Esplanade di Pescara. Trovato senza vita a 19 anni vicino a casa, una tragedia a Penne. Mattia Perrotti studiava a Pescara, era appassionato di bici, aveva corso con la Bevilacqua Sport. Ecco il presepe dell'integrazione, rappresentazione con i ragazzi del Mantone, musulmana, interpreta Maria. Andiamo avanti, stop al blocco del traffico, torna la domenica a piedi. Lo smog sempre più alto nonostante i divieti, multati 75 veicoli in 5 giorni. Il 27 dicembre stop alle auto in centro e sulle riviere per la giornata ecologica. E poi di spalla la puzza in città, l'esposto in procura degli ambientalisti. Non sono ancora pronte le analisi effettuate dall'ARTA per quello che è stato definito, insomma, un maleodorante, una situazione maleodorante a Pescara. Ed eccolo qua, nel sanzificio di strada vicinale Torretta, ritenuto responsabile dal comune del cattivo odore che ha visto invaso Pescara negli ultimi giorni. E intanto gli ambientalisti si mobilitano. Ieri le associazioni Pescara.0 e il forum abruzzese dei movimenti per l'acqua hanno presentato un esposto in procura. Vogliamo verificare la presenza di profili di rilevanza civile e penale relativi ad atti omissivi dell'amministrazione e o del sanzificio in oggetto. Andiamo avanti, l'alberghiero, i lavori conclusi entro l'anno e Natale con i poveri. I laboratori di Via Tirino saranno disponibili dopo l'Epifania per il pranzo del 25, festa con la comunità di Sant'Egidio. Ieri a scuola l'assemblea con la provincia per fare il punto sugli interventi in corso e da realizzare. Di Pietro ha dichiarato: avremo un campus con due sedi. E allora, dopo le tante proteste degli studenti del De Cecco per l'assenza dei laboratori, partono i lavori, i primi sono già in lavorazione, perciò le dichiarazioni su quello che sarà l'iter e su tutte le tappe in questo servizio. Paolo D'Incecco, dirigente dell'area tecnica della provincia di Pescara, questa mattina una giornata importante qui all'alberghiero De Cecco, perché avete annunciato una serie di lavori, alcuni già partiti, altri che partiranno a breve e che riguardano proprio l'alberghiero di Pescara. Vogliamo in sintesi parlare di quelli che sono gli interventi più importanti? Sì, sull'alberghiero, sull'istituto alberghiero siamo impegnati con diversi cantieri in questo momento.
Stiamo operando sulle cucine, sui laboratori cucine di via Tirino d'urgenza, con un importo di circa 80.000 euro che ci permetterà di riaprire subito dopo le festività natalizie. Siamo impegnati sulla ex palestra qui dell'istituto con l'importo maggiore, che sono 2.840.000 euro, con i quali stiamo creando i nuovi laboratori, le nuove cucine e le nuove aree accessorie. Inoltre siamo impegnati per la ristrutturazione dell'ex collegio Terno, meglio noto come Palazzina A, come edificio A. A regime quindi l'architettura di questo istituto scolastico sarà che tutta la popolazione risiederà qui a Via dei Sabini e nella prospiciente succursale di Via Italica. E noi siamo molto contenti e molto soddisfatti di quello che ci stanno dando e ci hanno dato, perché con l'inizio dei lavori a Via Tirino, che era la nostra sede dei laboratori, è una cosa molto positiva per noi, perché per gennaio, noi praticamente l'11 gennaio, noi torneremo a fare laboratorio lì, continueremo a stargli col fiato sul collo per i lavori alla Palazzina A, e li accogliamo a braccia aperte qualsiasi volta sono disponibili a venire da noi. Ora invece ci occupiamo di meteo, di Abruzzo Meteo, e lo facciamo con il nostro esperto Giovanni De Palma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, si avvia il weekend di Natale, perciò insomma ancora tempo per qualche compera. Quale sarà il tempo e soprattutto le temperature? Guarda Francesca, poche novità rispetto a quanto annunciato nei giorni scorsi, perché la nostra penisola continua ad essere interessata da una vasta area di alta pressione che si estende su gran parte del Mediterraneo centro-occidentale, che protegge anche la nostra penisola dall'arrivo di perturbazioni di una certa consistenza. Tuttavia, rispetto ai giorni scorsi, si segnala comunque qualche annuvolamento in più sulle regioni centro-meridionali adriatiche, perché sopraggiungono delle deboli infiltrazioni di aria fresca dai vicini Balcani. Quindi nelle prossime ore non si escludono degli annuvolamenti sulla nostra regione e in particolar modo sulle regioni ioniche. Poche novità invece per quel che riguarda questo fine settimana, perché l'alta pressione poi si adagerà nuovamente sulla nostra penisola, quindi favorirà un nuovo miglioramento, tra virgolette, miglioramento delle condizioni atmosferiche, almeno fino alla giornata di mercoledì. Ecco, fino a mercoledì, quando ci sarà ancora l'alta pressione, ci sarà anche un lieve aumento delle temperature, soprattutto sulle zone collinari, altocollinari e montuose, con banchi di nebbia invece che potranno interessare non solo le valli interne della nostra regione, ma localmente anche il settore orientale, quindi la fascia costiera e comunque le pianure che si affacciano sul versante adriatico. Poi c'è una piccola novità, riguarda proprio la tendenza prevista tra il 24, la vigilia, e la giornata di Natale, perché l'alta pressione inizierà gradualmente a cedere, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, e ciò favorirà il passaggio di sistemi nuvolosi che daranno luogo ad annuvolamenti anche sulla nostra regione. Localmente ci sarà anche qualche precipitazione. Comunque, per la tendenza per il Natale poi ne riparleremo diffusamente nei prossimi aggiornamenti, perché attualmente il quadro non è piuttosto chiaro, quindi bisogna avere ulteriori conferme per questa tendenza, Francesca. Giovanni, prima di salutarci, come sempre noi ricordiamo tutti gli indirizzi per seguire le previsioni di Abruzzo Meteo. Iniziamo dal sito www.abruzzometeo.org. Ringraziamo Gianni D'Areo in regia. Questo è il sito ufficiale di Abruzzo Meteo. Troverete tutti i bollettini aggiornati nel corso delle ore, e sottolineiamo sempre sulla destra le quattro telecamere sulle quattro province abruzzesi, così da monitorare un po' quella che è la situazione su tutta la regione. Oggi, Giovanni, ci sono dei colori splendidi, dalle telecamere si vede insomma un avvio di giornata bello per tutta la regione. Poi noi suggeriamo sempre anche due profili Facebook. Uno si chiama proprio Abruzzo Meteo, eccolo qua, e questa è la pagina ufficiale dove troverete tutto quello che è presente sul sito internet, quindi i bollettini aggiornati, tutte le segnalazioni e tutte quelle che sono le informazioni per il meteo. Suggeriamo sempre anche il profilo personale di Giovanni De Palma, perché qui troverete qualche curiosità in più.
Intanto la foto scattata alle prime luci dell'alba, dove Giovanni registra anche i gradi per capire un po' quello che è l'avvio di giornata, ricordiamo viene scattata da Montesilvano. E poi per gli appassionati sulla pagina troverete tutti gli strumenti di rilevazione meteo che Giovanni De Palma pubblica con spiegazione e tutte le domande, insomma, dei curiosi e degli interessati. E poi questa pagina è importante perché gli utenti spesso postano foto o video delle situazioni che trovano sul territorio, così da segnalarle da un lato a Giovanni De Palma e nel frattempo mettere al corrente tutti gli utenti che sono connessi alla pagina di Abruzzo Meteo di Giovanni De Palma e viaggiare tutti in sicurezza, perciò noi le suggeriamo sempre. Giovanni, io ti ringrazio per il tuo intervento puntuale come ogni mattina e ovviamente Abruzzo Meteo torna lunedì. Grazie Francesca, a questo punto colgo l'occasione per augurarti un buon fine settimana, così come lo auguro a tutti i telespettatori di TV6. Grazie, grazie a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Torniamo sulle pagine del centro e ancora siamo a Pescara. Pescara Vecchia resta di qualità, installate le luci d'artista. Summa, sono il simbolo della trasformazione che sta vivendo la zona. E poi gli eventi oggi, gospel e laboratori per i più piccoli, questi gli appuntamenti per il weekend di Natale. Andiamo a Montesilvano, costerà 500.000, via libera la nuova scuola di via Sospiri. Ospiterà i 70 alunni della materna di via Sanni, edificio più volte segnalato dai genitori per le numerose criticità. L'area individuata è all'incrocio con via Vestine e accoglierà i bambini della colonnetta. E poi l'Istituto Alessandrini, preside provincia, danni causati dai vandali. Oggi e domani mercatini e musica, tutti gli eventi. A Palazzo Baldoni la 7ª edizione di Montesilvano scrive. E poi stop a Facebook sul lavoro, i comuni copiano spoltore. La disposizione che vieta di navigare è ripresa anche da altre amministrazioni. Ma la CISL insorge, è pericoloso generalizzare, coinvolti pochi lavoratori. E poi a San Giovanni Teatino la Coop Lilium ottiene il concordato e torna a lavorare. A Cepagatti c'è l'orchestra del Misticoni e in centro torna il mercato di Natale dalle 8 alle 20 e anche la banda. A Francavilla ecco gli orari degli uffici comunali durante le feste e poi festa dei bambini nati nel 2015, sono circa 190. Il Natale a Caramanico tra ciaspolate e cantine aperte, programma rivolto a turisti e residenti dal 23 al 6 gennaio con concerti di musica sacra e rock and roll nell'ex convento. A San Valentino c'è caccia ai bracconieri, ispezioni del WWF nel Parco della Maiella. E infine finanziamento della Regione, ci sono 150.000 euro per finire Piazza Luca da Penne. Noi ci fermiamo con la rassegna stampa per una piccola pausa di pubblicità e poi la seconda parte, a tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa, ora andiamo a Chieti. Il nuovo mercato nero è l'effetto della crisi. Fermati i contrabbandieri del gasolio, la finanza blocca tir con 27.000 litri di carburante clandestino. Era destinato a Chieti, denunciati gli autisti dell'est. E poi la sentenza che fa paura a chi amministra, condannato per l'incarico esterno. Rapino, l'ex sindaco Cocciaia e altri due pagheranno 88.000 euro. Il patto sugli esuberi, carichieti dopo l'accordo, il sit-in con il senatore leghista. Di taglio basso, un secolo di preghiera, la suora che ha sconfitto il tempo, madre Pierbattista, compie 100 anni, festa con 4 generazioni. Ci spostiamo all'Aquila, il crack, 1.500 famiglie sul lastrico, la banca ha distrutto il lavoro di una vita, le storie di pensionati, imprenditori e famiglie messe in ginocchio dall'Etruria. Non dormo la notte, spero solo di poter recuperare quanto ho perso. Un buco di quasi 3 miliardi e il commissariamento del CDA. E poi ad Avezzano spacca a martellate la pompa di benzina, denunciato. A Sulmona, portiere, arrestato, il giro s'allarga. Droga a Sulmona, indagini dei carabinieri su altri giovani vicini a Bickencomer. Di spalla a Canistro, a Santa Croce, la regione ha chiuso i rubinetti. E poi andiamo sulla cronaca di Teramo. La sentenza, il caso di una teramana Giulianova. Invalida dopo un gavettone, in due condannati a risarcirla. Una secchiata d'acqua gelata in pieno volto provoca il distacco della retina a una giovane donna. Il giudice dice colpa sia di chi l'ha lanciato, sia del titolare dello stabilimento che non ha vigilato.
Di spalla, domani a Bellante, Conflavoro promuove il marchio unico nazionale. E poi Banca Teramo, aggregazione con BCC Roma, l'istituto da solo non riuscirebbe a far fronte alla zavorra da 40 milioni dei crediti deteriorati. E poi un annuncio, la Popolare di Bari, rimborsiamo obbligazioni subordinate Tercas. Ora ci spostiamo sulle pagine del Messaggero. In apertura la Confindustria e lo strappo dell'Aquila. No alla fusione regionale, chiede e ottiene di cambiare nome in Abruzzo Interno. Teramo pronta a unirsi a Pescara Chieti. E intanto il colosso ICT, il Fontri, ha chiesto di lasciare l'associazione. Martedì prossimo tentativo di mediazione. C'è l'ok di Roma, le altre territoriali dicono no fracassi, vogliamo più attenzione dalle politiche regionali. E poi anche qui il bike sharing, firmato il protocollo Regione Tua. Per il turismo lungo la costa, 175 stazioni. Di spalla, Canistro, Santa Croce, accordo su esuberi e mobilità. All'Aquila le tasse ok dall'Europa, nel mirino 26 aziende. Informale, via libera all'innalzamento della soglia degli aiuti concessi per il sisma. Si riduce il numero delle ditte. Il de minimis passa da 200 a 500 mila euro con la norma partorita dalla Commissione per il triennio 2008-2010. E poi furto al negozio Colorado Store, rubati costosi capi di abbigliamento. Il bottino quantificato in circa 10.000 euro, poi la fuga con un furgone. Gli studenti a scuola di biotecnologie. Natali Dompe ha organizzato una nuova iniziativa per i ragazzi delle medie. Rua della mala cucina. Il vicolo rinasce come era anticamente. Un privato decide di non ricostruire parte di un palazzo pur di riscoprire questo storico scorcio cittadino. Secondo gli studiosi, lungo la via si aprivano le taverne del malaffare. E poi perseguita la ex fidanzata, giovane ancora allontanato. Andiamo sulle cronache di Sulmona. Buoni mensa in classe, raddoppia il ticket. Non bastava lo stop al servizio anticipato prima di Natale. Il comune adotta una nuova disciplina per la gestione. Saranno esentate soltanto le famiglie con redditi ISEE inferiori ai 6.000 euro. Per tutte le altre in arrivo la stangata. E poi la truffa quartiere, contestata la perizia. Siamo sulla cronaca di Avezzano. Ci spostiamo a Pescara, progettava nuove rapine, sigilli ai beni di De Luca. Tra il 2000 e il 2006 l'uomo era stato uno dei capi della nuova banda Battestini, sequestrati appartamenti e pertinenze dopo le indagini di polizia e finanza. Ospedale Sanità Spirito Santo, i medici vogliono il secondo livello. La lettera chiede alla regione la super qualificata, abbiamo numeri molto più importanti di Chieti e L'Aquila. Abuso edilizio alle Paiotte, la difesa guadagna tempo. In ballo anche la sanatoria ordinaria per delle parti interne. I legali di Dicecco pongono un doppio quesito al perito. Il giudice delle esecuzioni rinvia la decisione. Andiamo a Chieti, Megalot 3 dai giudici, arriva un altro stop. Il TAR dà ragione al comune e respinge il ricorso. Per il genio civile nell'area in questione non si può costruire perché è una zona classificata come esondabile. E poi il gasolio di contrabbando, sequestro della finanza, bloccati 27.000 litri di prodotto illegale. Due persone denunciate. Corte dei Conti, assunzione illegittima, la ex giunta deve pagare. E poi furbesco condannato a 2 anni, aggredì per soldi il titolare del locale Cono Pizza. Una Sevel da record, aumenta la produzione. Per lo stabilimento in Val di Sangro si prevede un incremento di commesse, 20.000 Ducato in più nel 2016. I dati della crescita, confronto tra dirigenza e sindacati, verso la regolarizzazione di 270 dipendenti. Si sblocca anche la situazione delle 50 operaie. Solo 2 giorni di chiusura durante le feste, Giovanni Zini della CISL dice, sono state accolte le nostre richieste. E poi la vertenza di Vasto, D'Alfonso rassicura i ricercatori del COTIR.
E vediamo la lotta dei lavoratori del Cotir di Vasto va avanti, Lumini al davanzale, sciopero della fame di un delegato compreso, fino a quando non saranno arrivati almeno gli stipendi del 2014. A dirlo Marilena Di Tullio, la curatrice del diario su cui giorno per giorno annota quel che accade nella spinosa vicenda del consorzio di ricerca in agricoltura. Ieri sono tornati a protestare i dipendenti del Cotir di Vasto, sono andati a protestare proprio sotto al Palazzo della Regione a Pescara, fino a che sono riusciti ad ottenere un incontro con il Presidente della Regione e a ottenere anche una buona notizia sugli stipendi arretrati. Vediamo. Noi siamo qui per protestare per gli stipendi che non percepiamo oramai da 24 mesi e siamo qui per capire quale sarà il nostro futuro. Un futuro ancora troppo nebuloso, ancora troppo incerto. I lavoratori del Cotir di Vasto, dopo essere saliti sul tetto della loro sede, sono tornati a protestare, questa volta nella sede della Regione Abruzzo in Viale Bovio a Pescara. I ricercatori del centro che si occupa di innovazione in agricoltura chiedono certezze all'assessore all'agricoltura Dino Pepe e al Presidente della Regione Luciano D'Alfonso circa il futuro del Cotir oggi in liquidazione. Intanto dall'assessore Dino Pepe è arrivata la rassicurazione del pagamento di 12 mensilità. Ieri abbiamo eseguito il primo bonifico di 150.000 euro e oggi seguiranno altri 320.000 euro a favore del Cotir. 12 mensilità saranno saldate da qui alle prossime ore. Ma io voglio ringraziare l'impegno dei dipendenti del Cotir, la loro dedizione, la loro professionalità e soprattutto la loro dignità. In questi mesi hanno continuato a lavorare, a portare avanti i progetti di ricerca, soprattutto per definire quelli relativi alla misura 124 del programma di sviluppo rurale 2007-2013, progetti importanti che ci consentiranno di evitare il disimpegno, cioè la restituzione dei fondi a Bruxelles. Sul futuro del Cotir e degli altri tre enti di ricerca regionali, oggi in mano ai commissari liquidatori, si è espresso D'Alfonso, che ha voluto incontrare i ricercatori. Faremo un unico ente regionale della ricerca che sia sostenibile finanziariamente, perché in futuro non sarà più possibile ripianare i debiti, ha detto il governatore, che ha anche annunciato un esposto alla Corte dei Conti e alla Procura di Vasto per far luce sui debiti accumulati negli anni dal Cotir. I lavoratori sperano che la legge di riordino dei centri di ricerca veda presto la luce. Siamo assolutamente favorevoli a razionalizzare anche le nostre attività di ricerca, perché noi facciamo ricerca applicata e sperimentazione in agricoltura e un ente unico potrebbe avere anche forza maggiore per essere presenti sul territorio, per avere delle ricadute maggiori e in fondo siamo piccoli, noi siamo 27 dipendenti e il CRAB di Avezzano ne sono circa 25, quindi un totale di 50 persone che si occupano di un aspetto importantissimo per la regione Abruzzo. Ora andiamo a Teramo, brucia nella notte il caffè Grande Italia, il rogo è partito dal magazzino in Piazza Martiri. Le fiamme si sono sviluppate attorno a l'una e il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Dino e Anna Maria, oggi l'ultimo saluto, i coniugi morti nell'incidente in chiesa alle maestranze dell'INPS. E poi si finge facoltoso spasimante, poi la costringe a prostituirsi. Di spalla di Sabatino fa festa e la Marroni lascia Pomante. Sgravi sulle bollette, gas e pacchi dono. L'assessore Misticone ha dichiarato iniziativa nata dai casi sotto esame. E poi la di Pasquale, il caso Altar, questa sulla nomina dell'istituto zooprofilattico speciale. Chalet, alberghi evasori, il comune passa all'attacco. Siamo a Giulianova, depositata ieri la domanda ufficiale per la bandiera blu. Di spalle i parroci, è necessario riunire le tre diocesi e si parla di Val Vibrata. Il metanodotto esploso, c'è il dissequestro dell'area. Sarà riattivato in modalità provvisoria il metanodotto esploso lo scorso 6 marzo in località Colle Cretone. Il permesso per la ricostruzione del tratto del metanodotto Ravennachieti è arrivato dopo il dissequestro della zona e l'autorizzazione da parte del magistrato della Procura di Teramo che sta indagando sulle cause dello scoppio. Questa è la notizia che è arrivata ieri. E poi filma le ragazze in piscina, ma arrivano i carabinieri, è successo a Giulianova. Ora invece ci spostiamo sulle pagine del quotidiano La Città. In apertura l'Abruzzo, la spesa per l'agricoltura, l'Abruzzo risale. I dati del Ministero certificano che la Regione ha liquidato il 93% delle risorse. Soddisfatto Pepe, che ha dichiarato una strategia vincente.
e poi sulla natura è indispensabile l'impegno di altri enti, perché l'Orso Bruno è a rischio, questa la dichiarazione. A Teramo il rogo distrugge il magazzino della Grande Italia, cortocircuito tra frigoriferi, quadri elettrici e attrezzature all'interno del palazzo, blackout notturno in via Capuani. Le cause a provocare il rogo notturno con molta probabilità, un cortocircuito ad uno degli elettrodomestici o all'impianto elettrico. La stima dei danni, almeno 60.000 euro di danni al bar, la proprietà assicura, faremo di tutto per riaprire entro oggi. E poi andiamo avanti. Terzo crollo della Teramo Mare verso l'archiviazione. Per il sostituto De Feis non vi sarebbero responsabilità per i danni allo svincolo di Bellante, costruito a regola d'arte. Evento eccezionale, il Tordino era in piena e ha cambiato il suo corso prima di finire contro la bretella. Istituto Zoo Profilattico Caporale, Balducci del PD difende Manola Di Pasquale. Oggi l'ultimo addio a Dino e Anna Maria alla Chiesa del Carmine, i funerali della coppia di anziani morta giovedì sera a bordo della loro 500. Piano Dacio, il polo commerciale in crescita, oltre a Decathlon e nuovi negozi al Gran Sasso, prevista in primavera l'apertura di una catena francese di arredamento. E poi Teramo, sempre più città del pedone investito. In Abruzzo calano gli investimenti di pedoni, tranne che nel capoluogo abruzzino, dove crescono del 3,3%. Sociale, impiegati 360.000 euro del Fondo Europeo, conclusi i percorsi di inclusione. Pomante vuole chiedere i danni alla Volkswagen. Scandalo Dieselgate, il consigliere Arancione chiede al comune di costituirsi parte civile per i risarcimenti. E poi economia, la BPB di Bari rimborserà integralmente le obbligazioni di Banca Tercas in scadenza. Andiamo avanti e apriamo ora la pagina sulla provincia. Al trasporto disabili ci pensa la provincia. Il presidente Renzo Di Sabatino ha deciso di procedere al pagamento di 520.000 euro in favore dei comuni teramani. La protesta ai dipendenti della Pegaso, che si occupava dei servizi sociali nei comuni del Medio Vomano, protestano contro il mancato pagamento di diverse mensilità e del TFR. I ladri portano via due pistole, colpo nella casa di una dottoressa, sottratti contanti preziosi e anche le armi. Caserma slitta tutto al nuovo anno, Mastro Mauri incontra Romano, ma l'assemblea è subito rinviata a gennaio. E poi la nota, giudizi offensivi e dannosi contro l'Annunziata. Cibei risponde a Costantini, faciloneria e disinformazione nelle sue parole. Il metanodotto esploso sarà presto riattivato, arriva il permesso dopo l'autorizzazione da parte della Procura di Teramo. Colle Cretone, il grosso tubo è esploso il 6 marzo scorso durante un'ondata di maltempo. E poi il Parco Marino, l'ex presidente per la terza volta davanti ai giudici contro il nuovo CDA. Benigno D'Orazio presenta un nuovo ricorso al TAR. Gli albergatori contrari alla tassa di soggiorno, gli operatori turistici pinetesi contro il sindaco Robert Verrocchio. La scelta andava condivisa insieme a noi. Per la cultura l'aperitivo gospel con l'Artem Choir. E poi scorriamo le pagine dello spettacolo. Arriviamo allo sport. Teramo, possiamo recuperare. Zambardi sostituirà Vivarini. Il torneo è lungo. Da pazzi non crederci. Dorazzi ancora in dubbio per la trasferta di Ferrara contro la SPAL. La svolta trasferta, lavoriamo per essere ancora più uniti. Ottimi spunti anche da chi ha giocato in Coppa. E poi la sana ignoranza per Dorazio è una delle qualità che spesso è mancata al Teramo in questa stagione. Ora invece ci spostiamo sulle pagine del Messaggero e apriamo la pagina dello sport. Oggi è il giorno del derby Lanciano-Pescara. Una svolta per due al Biondi, una sfida importante per entrambe. Frentani per risalire, Delfino per il salto di qualità. I rossoneri devono provare ad alzare il ritmo e i biancazzurri proveranno a far prelevare la qualità.
Andiamo sulle pagine del centro per la dichiarazione fatta ieri dal tecnico nel corso della conferenza stampa, il tecnico del Delfino. Il Biondi come un'arena, in palio ci sono i tre punti della svolta, la sfida degli amici nemici, d'Aversa contro Oddo e chi vince paga la cena. E questa è la dichiarazione di Oddo, ma quale derby, mica giochiamo col Chieti. L'allenatore ha dichiarato ci sarà tanto agonismo e la Virtus punterà sulle ripartenze, gli episodi saranno decisivi, al mio Pescara per il 2015 darei un 7 in pagella. E allora oggi c'è la partita Lanciano-Pescara, ovviamente si svolgerà al Guido Biondi, l'inizio sarà ore 15. Andiamo ad ascoltare prima le dichiarazioni del tecnico del Delfino, Massimo Oddo. Ma io credo che sarà una partita, credo che uno degli errori che possiamo fare è quella di aspettarci un tipo di squadra o un tipo di mentalità o un tipo di, anche se vogliamo, modulo, perché comunque anche il Lanciano a volte cambia, non molto ma cambia, però anche piccoli cambiamenti possono fare la differenza e quindi potrebbe essere un errore perché a mio modo di vedere questa è una partita che soprattutto per il Lanciano è una partita molto particolare e, perché comunque è la, diciamo che è la seconda squadra abruzzese, quindi ci tiene particolarmente, oltre al fatto di tenerci molto, bisogna tenere ben presente il fatto che in questo momento il Lanciano ha bisogno di punti a tutti i costi e quindi sono classiche partite dove una squadra quantomeno a livello dell'agonismo e mentale si può trasformare e quindi dobbiamo rimanere molto concentrati e dobbiamo affrontare questa partita con grande umiltà, consapevoli dei nostri mezzi, convinti delle nostre potenzialità, ma sempre con grande equilibrio mentale. È ovvio che essendo un derby, magari la tensione della gara e il momento particolare del Lanciano può far sì che a volte queste partite si incanalano un po' più dal punto di vista del nervosismo, quindi c'è da aspettarsi magari qualche lecito contatto maggiore, lecito nel senso che un po' più di agonismo, però dobbiamo essere pronti anche a questo. Sono partite particolari che credo che al di là poi della posizione in classifica abbiano un risalto particolare, un sapore particolare, ma come ho detto prima soprattutto per loro, perché credo che ci tengano particolarmente. Se vogliamo, per noi è una partita molto importante, sì, è un derby sì, ma non, insomma, voglio dire, non è una di quelle partite, cioè, insomma, non stiamo facendo il derby con il Chieti, per intenderci, non è così caricato l'ambiente, è una verità, no? Credo che sia una verità, quindi questo è da tenere in considerazione, diciamo che per loro è un derby e per noi è una partita molto importante. E allora il derby d'Abruzzo, Marilungo e Fiorillo, amici fraterni, nemici per un giorno. Il centravanti rossonero e il portiere biancazzurro hanno vinto quasi tutto insieme nel vivaio della Samp. E poi restano altri 147 biglietti delle curve. Rischia di saltare il tutto esaurito, ma i tagliandi si acquistano anche stamattina. E poi i precedenti, il Pescara è un tabù. Se la Virtus va male, in campionato il bilancio sorride ai biancoazzurri 9-3. Oggi c'è la 26esima sfida in B, solo 2 anni fa con Baroni in panchina. La Virtus è stata avanti in classifica, gli ultimi derby decisi da Maniero e Bjarnason. E poi andiamo a sentire anche quelle che sono state le dichiarazioni del mister della Virtus Lanciano, Roberto D'Aversa. No, paura mai, c'è il massimo rispetto per la squadra avversaria, perché comunque c'è una squadra che ambisce ad andare ai playoff, però mai avere paura dell'avversario, sempre il massimo rispetto, ci mancherebbe altro, ma la paura non penso che non possa far parte di questo sport, perché comunque è una partita di calcio e va vissuta come una partita di calcio, è chiaro, in una maniera determinata, in maniera lucida, però rimane pur sempre una partita di calcio. L'anno scorso è chiaro che era una partita, diciamo, che poteva determinare il cambiamento di un obiettivo, non ci siamo nascosti, è chiaro che eravamo partiti per salvarci e quella partita era fondamentale per far sì che ci desse quella spinta in più e per cercare di raggiungere un obiettivo diverso da quello che ci eravamo prefissato all'inizio dell'anno. Mancavano ancora delle partite dove purtroppo poi abbiamo perso, ma se avessimo vinto magari potevamo ambire a qualcos'altro. Mi auguro che questa partita
ci possa far ripartire. Siamo in una posizione di classifica totalmente diversa e quindi la partita rimane importante, ripeto, per la classifica soprattutto. Cosa importante secondo me, che approfittando pure che sia un derby, che per un giorno lo stadio sia gremito, che per un giorno si lasci perdere l'allenatore, si lasci perdere la società, si lasci perdere i giocatori e magari si dia quella spinta, ripeto, che è importantissimo per far sì che questa squadra, che noi tutti usciamo da questa situazione. È chiaro che c'è la posizione di classifica, ci sono tanti componenti che magari non ti fanno affrontare la partita in maniera serena, però questo lo dobbiamo migliorare perché, ripeto, la dobbiamo vivere come una partita di calcio, perché è una partita di calcio con la massima determinazione, con la massima cattiveria, limitare gli errori lì dove, ripeto, per 6 partite non possiamo permetterci di rimanere in 10 e compromettere anche il campionato per le partite successive. Questo è un aspetto che noi dobbiamo migliorare, non possiamo questi vantaggi, a prescindere che poi ci possano essere stati degli episodi, ripeto, negativi nei nostri confronti, perché quello è innegabile, perché spesso e volentieri si va a fare delle valutazioni, è chiaro che società piccola, quindi non desta nessuna preoccupazione per nessuno, cioè passa tutto inosservato, però non deve essere per noi un alibi assolutamente. Ora la Lega Pro, Perrone cambia l'Aquila, bisogna fare punti a Lucca. Lega Pro, il tecnico torna al 4-4-2 con Ceccarelli esterno d'attacco al posto di San Domenico. L'ideale sarebbe chiudere il girone d'andata, quota 24 punti, dubbio Bigoni di Mercurio. E poi ancora sulla Lega Pro, Gravina va all'assalto del palazzo. Martedì l'elezione del presidente, l'ex presidente del Castel di Sangro è il favorito nella corsa 3. In ballo c'è anche il futuro del calcio italiano. Il Leeds anche Pagnozzi, che fa riferimento a Lotito e a Tavecchio, e Marcheschi, sostenuto da alcune società toscane, Benedetto da Renzi. Se vincerà il dirigente abruzzese, partiranno le grandi manovre per la destituzione del gruppo Lotito e Tavecchio, che comanda la FIGC. Andiamo avanti, il Teramo a Ferrara con il portafortuna Fabrizio Zambardi. Il vice di Vivarini, squalificato, non ha mai perso e con la squadra ora c'è anche una motivatrice. E allora con lo sport, come sempre, noi concludiamo la nostra rassegna stampa. Prima di salutarci ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle 14 e invece la rassegna stampa di Mattino 6 torna lunedì puntuale alle 7. Buon fine settimana.